Coop Lombardia abbiamo circa 700.000 soci attivi in questo momento. È chiaro che i soci sono per noi la priorità, per cui il grosso delle nostre attività di comunicazione e anche attività commerciali sono indirizzati ai soci, che sviluppano circa il 75% del nostro fatturato. Quello che facciamo è cercare di coinvolgerli sempre di più nelle nostre attività, quindi con una comunicazione sempre più personalizzata, con un CRM che ha come obiettivo il fatto di allargare la nostra base sociale, quindi incrementare il numero dei soci, evitare che ci abbandonino, quindi evitare il churn, e attrarre nuovi soci all'interno dei nostri punti vendita. Stiamo lavorando su attività promozionali sempre più personalizzate, quindi con dei cluster sempre più ridotti. Ancora una volta il CRM e l'intelligenza artificiale ci confortano in questo tipo di progetto. Stiamo anche ascoltando molto i feedback che arrivano dai nostri soci e dai nostri clienti, quindi abbiamo attivato tutta una serie di touch point di comunicazione a due vie con i nostri soci, e quindi raccogliamo anche da loro le esigenze in modo da essere sempre più attenti ai loro bisogni. Si andrà sempre di più verso uno scenario un po' più simile rispetto ai paesi europei, dove per esempio i volantini non sono presenti. È un processo evolutivo che servirà molto tempo per arrivarci, per cui è una strada che stiamo percorrendo un po' tutti noi retailer, ma ci vorrà ancora del tempo. Ma l'evento è molto interessante, ho ascoltato dei relatori molto preparati, mi è piaciuto farne parte, sicuramente un'iniziativa interessante, molto, molto viva, eccellente iniziativa.